Come gestirai YouTube e la famiglia? Come ho sempre gestito YouTube e come non ho mai gestito la famiglia perché non ce l'ho mai avuta. Però le cose verranno da sé e lo scopriremo solo vivendo. Ma che so di... Quali sono le prime parole che hai detto quando hai scoperto che diventerai padre? Me le ricordo benissimo perché non capivo quello che stava accadendo. Pensavo che la mia ragazza stesse male, perché io stavo pubblicando, caricando un video, non ricordo bene, e mi ha chiamato con un modo di fare che mi ha dato l'impressione come se stesse per svenire. Quindi io, quando sono andato in bagno e l'ho trovata col test di gravidanza in mano, mi ero concentrato su di lei e dico: ma sta bene? Che cosa? Mi ha messo sto test di gravidanza a mano, c'era scritto incinta. E io ho detto: e allora? Come per dire: ma stai male, stai per svenire, che sei incinta, che c'è? Allora che sei incinta? Sei sposato o hai in programma il matrimonio? Congratulazioni ancora, grazie mille Letizia. E non sono ancora sposato, ma ovviamente ho in programma il matrimonio. Quando arrivano dei figli, in realtà, insomma, prima ci si sposava, prima poi si faceva, vabbè, sono cambiati i tempi, sì. Mi sposerò. Come ha reagito il buon Fabio a tuo figlio? Mi chiamate per matto! Ecco. Ora che diventerai papà, ti allontanerai da YouTube? No, ragazzi, allontanarmi da YouTube no, perché è la mia attività, è il mio lavoro. È come dire a qualcuno che lavora da qualche parte se smette di lavorare perché diventerà padre. No, anzi, tocca lavorare perché sennò io mantengo mio figlio, quindi... Tranquilli che non succederà. Hai realizzato o devi ancora realizzare la nascita del piccolo piccola Gabon? No, ancora non ho realizzato e credo che non realizzerò finché non ce l'avrò tra le braccia. Credo che fino a quel momento probabilmente non riuscirò a capire quello che ho combinato. Ma se tuo figlio ti fasse la... No, aspetta, fermate. Io sto già ordinando i vestitini, le cose della Roma, appena nato e via dicendo, e tu mi dici che io, cioè, a forza di inculcargli la Roma, come può diventare? Ah, per la psicologia inversa? Non ci voglio manco pensare, guarda, lasciamo, cambiamo discorso. Anche tuo figlio sarà come te con qualche rotella fuori posto? Spero di no, ma credo proprio di sì, anzi... Si dice che poi quando generi, dice ai figli: tu sei intelligente un tot, e loro sono più intelligenti, tu sei, e loro sono più... quindi se io sono scemo, sarà più scemo di me probabilmente, però... Però va bene, si accetta tutto quello che verrà. Come gestirai YouTube e la famiglia? YouTube è un lavoro, ed è anche una mia grande passione ovviamente, e continuerò a gestirla... A gestirlo allo stesso modo, perlomeno spero. Poi non so se in termini di tempo riuscirò a gestirlo a livello contenutistico allo stesso identico modo, però i video non ve li farò mai mancare. E la famiglia, aumenteranno le responsabilità, quindi per forza di cose dovrò dedicare più tempo alla famiglia. Quali sono i nomi che ti piacciono di più per tuo figlio o tua figlia? Ancora auguri. Allora, guarda, ce ne sono alcuni. Sto discutendo con la mia ragazza già da un paio di giorni sugli eventuali nomi. Diciamo che sul nome da femmina siamo d'accordo, sul nome da maschio non proprio perfettamente d'accordo, e ve lo svelerò in un contenuto dedicato quando ci saremo accordati come vorrei chiamarli, quindi ve lo pubblico prima, ovviamente anche di sapere se sarà maschio o femmina, c'ho ancora un po' di tempo a disposizione. Desiderio più grande ancora non realizzato, andiamo a vedere la finale a Tirana della conference della Roma, e non si realizzerà mai, non c'è più a parlare, mi trema la voce quando parlo di quella cosa, ci sono rimasto veramente male, 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 non...
La vita è questa. Come hai detto ai tuoi amici e parenti della nascita del figlio? Allora, hai parenti strettissimi, mamma e papà, praticamente noi abbiamo il gruppo WhatsApp di famiglia e allargato con mia sorella, mio fratello, i nostri rispettivi partner e via dicendo, e ho taggato tutti e ho detto: quando ci siete scrivete, rispondete con ci siete, quando l'avete scritto tutti vedevo di una cosa. E hanno scritto tutti: ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Mia madre invece non ha scritto ci siamo, ha provato a chiamarmi, gli ho riattaccato, sono rientrato nel gruppo WhatsApp e ho detto: devi dire che ci sei. Ha detto: sì, ok, va bene, ci sono. Mio cognato mi ha detto: spara sta cazzata. Io ho messo la foto del test di gravidanza. E mia madre non rispondeva, non rispondeva, fa con le emoticon. Detto questa mo stira, invece pare che non ha stirato, pare che ha, insomma, ha digerito, però è felice, sono tutti felicissimi ovviamente, eh. Sai se il bambino sarà maschio o femmina? In caso, quando lo saprai? Allora, è ancora troppo presto, devono passare 3 mesi almeno, e appena lo saprò comunque ve lo comunicherò in un contenuto dedicato. Qual è stata la tua espressione appena hai saputo che tra poco diventerai papà? Qual è il valore più importante per te che ti piacerebbe trasmettere al tuo futuro figlio o figlia, grande Gabbo? L'umiltà, credo che sia il valore più importante, a prescindere se sei benestante, ricco, povero. È il valore in assoluto più importante che si possa trasmettere a un figlio. Non è una questione economica essere umili o meno. Preferisci un maschio o una femmina? Posso essere onesto? Basta che arriva, accetto tutto, maschio, femmina, non c'è assolutamente alcun problema, tanto vorrei poi eventualmente sia un maschio che una femmina, quindi farò più tentativa, maschio, 15 femmine, a 118 anni. Come ti immagini di essere come padre? Molto protettivo o lasci più libertà? Allora, io credo che il ruolo del genitore non è mai facile, ma credo che l'equilibrio sia particolarmente importante. Credo che bisogna usare il bastone e la carota, tra virgolette, in senso metaforico ovviamente. E fa male essere troppo protettivi, ma fa male anche essere troppo, come dire, lasciare troppe libertà. Sarà una via di mezzo in base alle situazioni e cercherò di gestire, insomma, nel miglior modo possibile. L'amicizia è per pochi. Sei mai stato tradito da un amico? Chi non è mai stato tradito da un amico, ragazzi? Chiunque, praticamente. E io sono uno di quelli. Quanto credi che cambierà il tuo ritmo su YouTube quando nascerà tuo figlio, grande Gab? Dormirò ancora meno. E sta cosa mi preoccupa, perché io già dormo 5 ore scarse a notte. Certe volte riesco ad arrivare a 6. Così penso che il mio tempo diminuirà drasticamente e cercherò di mantenere gli stessi ritmi, ragazzi. Cercherò di mantenere gli stessi ritmi, staremo a vedere se ci riuscirò, ma lo sapete, io sono uno stacanovista, particolarmente stacanovista, quindi probabilmente ce la farò. Gabbo, ti vedo molto a fare il professore di educazione fisica e il pomeriggio lo youtuber. Professore di educazione fisica, pomeriggio lo youtuber. Reazione della tua ragazza al nuovo arrivato? Ma lei lo sapeva già praticamente, perché una sera ha cominciato a vomitare, ha detto: io sono incinta. Ha detto: senti, non è possibile, il concepimento è avvenuto pochissimo, io sono incinta, me lo sento, lunedì faccio il test di gravidanza perché mi sento che sono incinta. Non mi ricordo se poi ha fatto lunedì, quando è stato, che giorno era, perché era incinta. Hai già preso il biglietto per scappare in Messico? No, sto già in Messico e ho ricreato la stessa identica ambientazione che vedete solitamente, così non vi rendete conto e pensate che io mi stia assumendo le mie responsabilità, ma in realtà non è così, ragazzi. Grazie per aver visto questo video e... se si riesce a scherzarmi, capirai, a una certa età, ma pure i figli...